Dal Vangelo di Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca, intanto, distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei il Figlio di Dio». Fratelli e sorelle, la festa della Trasfigurazione che abbiamo celebrato domenica scorsa ci ha fatto interrompere il racconto continuo del Vangelo di Matteo. Nelle ultime tre domeniche del mese di luglio abbiamo ascoltato sette parabole tratte dal capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Dopo questa lunghissima predicazione, Gesù chiese ai suoi discepoli di prendere la barca e di andare in un luogo deserto per riposarsi un po' insieme con loro. Ma quando arrivarono in quel luogo non era affatto deserto. Molte persone, vedendo la direzione presa dalla barca, intuirono dove Gesù si sarebbe recato e lo precedettero, per cui quando Gesù arrivò e scese dalla barca, trovò tante persone che lo aspettavano e vide che erano come pecore senza pastore. Perciò ricominciò ad insegnare, ricominciò a guarire e soprattutto condivise con loro i cinque pani e i due pesci che un ragazzo aveva portato con sé. Il miracolo che noi definiamo della moltiplicazione dei pani altro non fu che una condivisione dei pani. Il Vangelo di oggi si pone al termine di questa giornata. Gesù era stato con tante persone, aveva condiviso il pane che era avanzato, pure se quelle persone erano 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. I suoi discepoli ne avevano raccolte 12 ceste e probabilmente stavano godendosi un po' di popolarità, stavano godendo dei ringraziamenti delle persone, e a questo punto Gesù li costringe con forza a salire sulla barca e andare dall'altra parte del lago di Tiberiade, del mare di Galilea. Dall'altra parte c'erano i pagani ed è come se Gesù stesse dicendo agli apostoli: «Andate anche di là a portare il pane del mio Vangelo, andate anche di là a portare il pane della mia parola, perché io sono venuto per essere la parola di vita di tutti, ovunque, sempre». E i discepoli non ci volevano andare perché appunto erano ebrei e non volevano condividere con i pagani il Vangelo, volevano essere i privilegiati. Non avevano capito che dovevano diventare lo strumento della diffusione del Vangelo, lo strumento affinché la parola
potesse raggiungere tutti. Quindi Gesù li spinge con forza sulla barca e non era un comando semplice da essere ubbidito, perché durante la notte il lago di Tiberiade, a causa delle correnti dei venti, a volte diventava teatro di grandi tempeste. Nessun pescatore si sarebbe avventurato durante la notte per fare la traversata del lago. E gli apostoli erano tutti praticamente pescatori, ma Gesù li costringe lo stesso, mentre lui va sul monte a pregare, va sul monte per recuperare la sua dimensione di figlio di Dio, va sul monte per mettersi di fronte al Padre, come per resettare la sua mente e il suo cuore ed essere nuovamente pronto per la missione. Va sul monte, diremmo con un linguaggio sportivo, per fare un pit stop, cambia le gomme per riprendere il percorso della gara della vita e rimane tanto tempo davanti al Padre. Era pomeriggio inoltrato, quasi sera, quando Gesù saluta la folla e spinge i discepoli sulla barca, li raggiunge in mezzo al mare nell'ultima parte della notte, cioè verso le 6 del mattino. La sua preghiera è prolungata, perché quando tu vuoi bene a una persona, il tempo che passi con lei è sempre troppo breve, è sempre troppo corto. E quindi i discepoli andavano ed erano molte miglia lontani da terra, e Gesù li raggiunge camminando sul mare e viene scambiato per un fantasma, proprio come fu scambiato per un fantasma quando apparve ai discepoli dopo la risurrezione. E questa volta, così come dopo la Pasqua, Gesù deve dire: non temete, non abbiate paura, sono io, coraggio! Gesù quindi si deve come ripresentare, perché gli occhi dei discepoli non sono in grado di riconoscerlo. Questo è sicuramente un fatto accaduto realmente. Oltre al Vangelo di Matteo, lo troviamo raccontato anche in quello di Marco e in quello di Giovanni. Ma questo episodio poi diventa simbolico di ciò che accade alla Chiesa di ogni luogo e di ogni tempo. Diventa simbolico di ciò che viveva la comunità di Matteo verso il 70, l'80, il 90 d.C. e diventa simbolico di quello che viviamo noi, Chiesa del XXI secolo, Chiesa del 2000. Anche noi, come quei discepoli, a volte pensiamo di essere stati abbandonati da Dio. Anche noi, come quei discepoli, a volte sperimentiamo che Gesù non è con noi fisicamente e non lo sappiamo riconoscere presente in mezzo a noi, così come non lo seppero riconoscere quei discepoli. E anche noi, come la barca degli apostoli in mezzo al mare di notte, oggi dobbiamo affrontare tante tempeste, tanti venti contrari, tante onde che, come dice il testo originale greco, torturavano la barca, la sballottolavano di qua e di là. Questo è il motivo anche per cui questa buona novella vi raggiunge qui dal molo del porto di Ortona, con sullo sfondo tante barche e il mare. Quali sono questi venti, quali sono queste onde che oggi sono contrari alla Chiesa, come erano contrarie le onde e i venti quella notte sul lago di Tiberiade? Sono le onde e i venti della mondanità. Il mondo pensa un uomo diverso da quello che Gesù ci ha presentato nel discorso delle beatitudini. Il mondo vede una persona di successo in modo opposto a come la vede il Signore. Il mondo vuole cose che Gesù non considera nemmeno e rifiuta cose che invece per Gesù sono fondamentali. E oltre alle persecuzioni e ai contrasti esterni, la Chiesa di oggi, come la Chiesa di sempre, vive anche delle tempeste interne
ci sono delle situazioni che all'interno della comunità ecclesiale creano problemi, le divisioni, i gruppi gli uni contro gli altri, gli attaccamenti alle tradizioni più antiche e l'andare di corsa verso le novità più estreme, gli scandali, tutte le situazioni complicate e difficili che la cronaca continuamente ci mette davanti agli occhi. Queste sono le tempeste, queste sono le difficoltà che affrontiamo noi. E allora, come Pietro e gli Apostoli, gridiamo per la paura, come Pietro e gli Apostoli pensiamo di affondare non vedendo Gesù, ma Gesù ci raggiunge. Cosa fa Pietro quando vede Gesù e sente le sue parole? Coraggio, sono io, non abbiate paura. Pretende di fare la stessa esperienza di Gesù. Come Gesù, anche lui vuole camminare sulle acque. Come Gesù, anche lui vuole fare l'esperienza di rimanere sul mare, che è il simbolo di tutto ciò che è negativo, di tutto ciò che è male. E Gesù glielo concede, vieni, ma appena poggiati i suoi piedi sulle acque, lui che era un provetto pescatore si rende conto che non può essere. Addirittura ci dice il Vangelo che vede il vento contrario. Il vento, come tutti sappiamo, non si vede. Il vento lo percepisci, lo senti, ma non lo vedi. Invece lui lo vede perché si era come fisicizzato. La paura gli faceva vedere anche il vento e comincia ad affondare. E mentre affonda dice: Signore, salvami. E Gesù gli tende la mano e lo tira su ed entra con lui nella barca. Questo avrebbe dovuto fare immediatamente Pietro. Signore, se sei tu, sali con noi sulla barca, accompagnaci all'altra riva. Infatti ci dice il Vangelo che appena Gesù salì sulla barca, il vento cessò e le onde si placarono. Succede così anche alla Chiesa di oggi. Se noi facciamo salire sulla nostra barca il Signore, se noi riconosciamo Gesù presente nella parola, nei sacramenti, nella comunità, nei poveri, in chi lotta per la giustizia e per la pace, le onde si placano, i venti si calmano. Facciamo esperienza della possibilità di camminare speditamente verso l'altra riva per essere annunciatori e testimoni del Vangelo del Signore Gesù, per presentare l'ideale di uomo riuscito, che è colui che dona la vita, che offre se stesso per amore, mettendosi al servizio di tutti. A Pietro, che aveva detto «Signore, salvami», Gesù risponde «Uomo di poca fede». A prima vista poteva sembrare una professione di fede. Dicendo Signore riconosceva in Gesù Dio, dicendo salvami lo riconosceva come il suo Salvatore. Ma non era così, perché nel cuore di Pietro c'era solo la paura. A volte anche noi ripetiamo le parole della fede, ma non le lasciamo abitare nel nostro cuore. Allora il Signore Gesù, come ha rimproverato Pietro, rimprovera anche noi. Ma come ha soccorso Pietro, soccorre anche noi e ci dice: uomini di poca fede, fidatevi di me, sappiate che io non vi abbandono, vi ho detto che sono con voi fino alla fine dei tempi e sarà così, sappiatemi riconoscere e andate avanti. Quella espressione di Pietro in un qualche modo divenne la professione di fede della Chiesa antica. Gesù, figlio di Dio, Salvatore, così dicevano i primi cristiani. E così dobbiamo dire anche noi. Gesù, figlio di Dio, Salvatore, accompagnaci, illumina le nostre notti, calma i venti che ci sono contrari, fai placare le onde che ci torturano e conducici all'altra riva, facendoci annunciatori e testimoni del tuo Vangelo, Vangelo d'amore, Vangelo di vita, Vangelo di servizio. Quest'estate sia un pit stop anche per noi, perché così possiamo ripartire più convinti di quello che il Signore ci chiede, più convinti di chi è Lui per noi e di chi siamo noi per Lui.